Robo Vaccarini, buonasera. Lei è parroco nel Riminese? Sì. Si sente? Sì, lo sentiamo? Si sente? Lo sentiamo, sì, ecco qua. No, perché... Lei è parroco nel Riminese? Sì. Quanti figli ha? 7. E li ha avuti per... insomma, Padre Pio ci ha messo lo zampino. No, Padre Pio è stato tutta la mia vita, perché quello che ho fatto... Lui mi segue momento per momento. Prima mi ha cacciato via senza soluzione, poi mi ha richiamato, poi dopo mi ha detto sbrigati, sposati. Poi quando gli ho fatto vedere, gli ho presentato la ragazza, mi ha detto sì, va bene, basta. Poi quel giorno del matrimonio mi ha detto ricordati, devi avere una famiglia numerosa e santa. E vabbè, difatti 3 sono sacerdoti, una è monaco, una è suora e un'altra è sposata. E lui mi ha sempre assistito continuamente. Quando non potevo andare giù, perché mia moglie a volte mi guardava, diceva hai sempre giù, perché dicevano che io abitavo ormai San Giovanni Rotondo, mi diceva ma lei che loro fa? Sono in ferrovia. Ma sei sempre qui. E trovavo il tempo. E allora mi ha guardato un po' così, un po' triste. Io sono rimasto a casa, lui è venuto, la notte... Ho detto, Padre Pio, non posso venire perché mia moglie ha ragione, adesso rimango a casa e sarà qualche di ora. Avevo una questione da risolvere che era importante. Allora è venuto, mi ha confessato, mi ha dato la soluzione, mi ha dato la penitenza e poi mi ha detto, per quello lì fai così, 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 così. È un continuo avvertimento e i miei figli hanno fatto tutta la comunione da lui. E lei è diventato sacerdote quasi a 70 anni. Dopo... il signore ha chiamato mia moglie, che i bambini erano tutti piccoli, la piccola aveva 5 anni, e mi ha detto babbo, perché Gesù mi ha portato via la mamma, che io sono ancora piccino, ho bisogno di lei. E mi senti Maria Luisa, Gesù è Dio? Sì babbo, è Dio. E allora se Dio è bontà infinita, amore infinito e sapienza infinita, se è fatto così, perché vuol bene a noi e ancora più bene alla mamma. La bambina da quel giorno non mi ha chiesto più niente. Poi dopo, quando sono tutti sistemati, sono lavorati tutti, come facevano, non avevano i soldi, eppure tutti hanno riuscito a lavorarsi. E quando ero grande, ha detto, sbrigatevi, tu voi due sposati, basta, dico, ne ho abbastanza di sacerdoti. La notte è venuta mia moglie, e mi ha detto, lascia stare, provo. La faccio io, non ti preoccupare. E ma io dico, no, non ti angustiare, stai sereno, ci penso io. E allora la mattina sono andato, perché la sera avevo litigato con i miei, perché voleva che si sistemassero, e gli ho detto, senti, ieri sera, stanotte la mamma mi ha detto così, che ci pensa lei, da questo momento non vi darò più niente. E difatti dopo 4-5 mesi ognuno ha preso la sua strada. E lei è poi diventato Padre sacerdote. Pio mi ha detto tu sarai sacerdote, e me l'ha detto 3 volte, e quando mi ha detto tu sarai sacerdote io sono uscito da chiesa, perché me l'ha detto lì il 10 agosto San Lorenzo, il giorno in cui lui è stato fatto sacerdote, mentre dice lo sai che mi faccio sacerdote, si mettevano a ridere. Dice, non hai fatto nel seminario, non sei latino, non hai fatto così. Ma che sacerdote? Allora dice, senti, avete ragione, però io dico, mi faccio sacerdote. Difatti, quando ho fatto la domanda, al vescovo l'ha bruciata, però... Poi c'è diventato lo stesso. Maria Pia Campi.